L'odierna edizione del Tutto Sport parla di due notizie molto importanti per la Juventus, due notizie collegate tra loro per quanto riguarda la Juventus in ottica entrata e in ottica uscita, perché ci sono novità molto molto interessanti sulla Juve, scopriremo oggi qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo che voi sarete sempre aggiornati sulle vicende della vecchia signora, quindi se vi va iscrivetevi in maniera del tutto gratuita attivando la campanella delle notifiche. E allora andiamo alla notizia, perché è chiaro che in questo momento la Juventus sta cercando di rinforzare la rosa, si sta cercando di rimettere in qualche modo, ricompattare un ambiente che ha bisogno di entusiasmo dopo una stagione, insomma, fallimentare, dopo un'annata di alti e bassi, ma soprattutto con un allenatore che non sembra entusiasmare i tifosi. Però potrebbe l'entusiasmo risalire grazie all'acquisto di nuovi giocatori, ma anche grazie che può arrivare soltanto tramite delle cessioni. Partiamo dall'acquisto, che è la prima notizia di cui parla il Tutto Sport, ma poi andiamo anche alle cessioni. Situazioni assolutamente collegate, quindi seguite il video in tutta la sua durata. Partiamo dal primo punto. Si continua a dare fiducia costante all'operazione Sergej Milinkovic-Savic, perché in questo momento la Juventus sa di avere l'approvazione totale da parte del procuratore di Milinkovic, da parte dello stesso giocatore, che ha visto sempre nella Juventus un obiettivo. È un po' come l'operazione Pogba, è da tanti anni che se ne parla, prima o poi si concretizzerà. E Lotito sarebbe anche disposto a lasciarlo andare prima della scadenza del contratto, e quindi prima del giugno 2024, ma per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, cifra che in questo momento la Juventus non vuole versare. Partiamo da un presupposto: la Juventus ha cercato di inserire delle contropartite tecniche, che però attualmente non sembrano essere gradite, soprattutto quelle di Denis Zakaria, e quindi attenzione, perché Zakaria sembra aver ricevuto il no da parte del Lazio, che vuole solo cash. L'unica situazione che può essere inserita, secondo il Tutto Sport, da parte di Lotito, è l'operazione Pellegrini, anche se nel frattempo la Lazio si sta muovendo anche per altri terzini, Parisi ad esempio, giocatore che interessa non poco alla Juventus, e quindi da quel punto di vista sulla fascia sinistra la Lazio potrebbe avere la conferma ai Pellegrini e inserire la situazione Pellegrini nell'operazione Milinkovic, ma potrebbe anche virare su alto, e quindi questo è una sorta di problema. Certo è che può aiutare, e non poco da questo punto di vista, che cosa? Il viaggio di Manna, e chissà, magari telefonicamente ci sarà anche lo zampino di Giuntoli a Londra per le varie operazioni in uscita, perché sappiamo che, l'abbiamo raccontato in questi giorni, la Juventus si sta muovendo in ottica Premier League, perché l'Italia ha capito che in Premier League c'è, diciamo, in qualche modo una possibilità di non soltanto vendere i propri giocatori, ma venderli anche bene, perché lì i soldi non mancano, e quindi di conseguenza la Juventus ha capito che con questo viaggio a Londra può ottenere qualcosa. E attenzione, perché Milinkovic potrebbe arrivare grazie ai soldi e alle cessioni. Infatti il viaggio che sta portando Manna a Londra ha come obiettivo quello di piazzare più giocatori possibili per poter arrivare a una somma, ma poi da versare alla Lazio per portare Milinkovic alla Juventus, che, bisogna dirlo in questo momento in maniera assolutamente chiara, l'ho detto più volte, Milinkovic non arrivava come pura e semplice alternativa a Rabiot. Milinkovic potrebbe e dovrebbe arrivare alla Juventus a prescindere da Rabiot, perché l'idea di Allegri è quella di mettere un regista, e lo conferma anche Tutto Sport questa volta, quindi quello che era un'indiscrezione di cui parlavamo mesi fa ve la conferma anche Tutto Sport, cioè l'idea è quella di mettere un regista, Locatelli, Rovella o addirittura Fagioli davanti alla difesa, Milinkovic e Rabiot come mezzali e Pogba come trequartista. Anche quello di Pogba è stata una novità di cui abbiamo parlato con largo anticipo qui su FCM Sport, e che poi però si sta sviluppando ora, tutti parlano di Pogba appunto trequartista. Attenzione, perché quindi l'idea comunque è quella di fare un centrocampo molto fisico. Questo però si può concretizzare solo con l'eccezione di alcuni, un bel po' di giocatori della Juventus che possono portare questo tesoretto. L'idea però è quella, l'idea è quella di portare Milinkovic già quest'estate. Nella peggiore delle ipotesi si vuole convincere il ragazzo a rimanere un altro anno senza chiaramente firmare alla Lazio, farsi un anno di Champions con la Lazio e poi arrivare l'anno prossimo a zero quando scadrà, guarda caso, il contratto di Rabiot. Solo che, mettetemi nei panni di Allegri, ad Allegri tutto questo non importa. Perché, mi direte voi? Perché Allegri non è sicuro che l'anno prossimo allenerà ancora la panchina Juventus. Per quest'anno
si giocherà la panchina Juventus e sa che si gioca il tutto per tutto, quindi lui vuole provare quest'anno il tutto per tutto, gli interessa il progetto giovane e tutto il resto, vuole provare il tutto per tutto e quindi dice mettetemi i giovani, mettete tutto quello che volete, ma almeno a centrocampo io voglio le mie certezze, quindi Rabiot, Pogba e magari ci aggiungiamo anche Milinkovic. Quindi sì, il discorso dell'anno prossimo interessa più alla Juve, ma Allegri preme per avere Milinkovic quest'anno perché sa che lui si gioca tutto quest'anno. Attenzione però, perché c'è un'altra novità legata al fatto che per arrivare a Milinkovic, oltre alla cessione di McKennie, oltre alla cessione di Zaccaria, potrebbe arrivare il sacrificio di qualche giovane. E attenzione perché questo sacrificio potrebbe arrivare anche grazie a Mattia Sulè, il ragazzo che è stato in qualche modo inizialmente forse troppo elogiato, nel senso che si pensava di lui come se fosse già un ragazzo pronto per la Serie A, in realtà abbiamo visto qualche piccola difficoltà di adattamento. Attenzione perché ci sono vari interessamenti su di lui, come Monza o Empoli, ma attenzione perché la novità è che c'è il Feyenoord su Lè, che ha fatto degli importanti sondaggi sul ragazzo. Il Feyenoord si è interessato alla Juventus, ha già contattato gli agenti del calciatore, gli agenti dell'argentino, perché vedono il lui un possibile piccolo talento da far crescere e poi chissà un domani rivendere a cifre molto più interessanti. Alla Juventus hanno capito che Sulè fa parte di quei calciatori che possono essere venduti per costruire una squadra all'altezza, si possono cedere giocatori come Sulè, ma attenzione, non si parla nemmeno di cessione di Sulè al di sotto dei 20 milioni, cioè la Juventus dice il prezzo è 25, se ci offrono 20 discutiamo bonus più bonus meno, ma sotto i 20 non ne parliamo neanche. Questo in questo momento è la linea della Juventus, che sa che tra le mani è un giocatore che può intrigare, che ha fatto il mondiale under 20 con la nazionale argentina, che è un piccolo talento, sono quei calciatori che secondo me sono anche facili da vendere, ma che allo stesso tempo vuole vendere al suo prezzo. Immaginate la Juventus che riesce a piazzare in settimana Denis Zakaria a 20 milioni circa e Sulè a 20 milioni, sono già 40 milioni, la Juventus veramente potrebbe fiondarsi direttamente su Milinkovic-Savic e chiudere un colpo che, secondo me, nell'ottica di Allegri già la squadra sarebbe quasi mezza pronta, perché una volta che hai fatto Pogba, Milinkovic e Rabiot, lui è felicissimo. Ovviamente non come tridente di centrocampo, ma con Pogba che fa il trequartista, le mezzali composte dal francese e il serbo e Locatelli in cabina di regia. Quindi questa sarà una settimana importante perché prima di tutto c'è il viaggio di Manna a Londra con supervisione di Giuntoli per poter piazzare Arthur, McKennie, Zaccaria e chissà chi altro, magari si aspetta qualche offerta da, non so, occhio alla situazione Szczęsny, che potrebbe interessare a qualche club della Premier League, occhio alla situazione Alexandro, chi lo sa, qualcuno potrebbe anche acquistarlo, occhio anche alla situazione legata ai due grandi top, stiamo parlando di Vlahovic, stiamo parlando di Chiesa, anche loro potrebbero lasciare, c'è sempre il punto interrogativo enorme su Ealing Junior, quindi come vedete in Premier League ci sono tanti giocatori che potrebbero essere venduti, esuberi o grandi calciatori, a prescindere da Juventus qualche colpo in uscita spera di farlo questa settimana, e poi da lì avviare quella che è la trattativa per Milinkovic, che però non può neanche partire se non c'è almeno la cessione di 1/2 giocatori di questo elenco che vi ho appena fatto. A voi vi piacerebbe questo tipo di operazione? Soprattutto che ne pensate del possibile acquisto di Milinkovic, se preferite prenderlo ora o l'anno prossimo a zero, ma soprattutto che ne pensate anche della cessione eventuale di Sulè, che potrebbe in parte finanziare l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic.